Liberi.tv, Riccardo Cristiano. Siamo qui alla Mezzia Terme, al Teatro Umberto. In mia compagnia abbiamo lo scienziato, professore geologo Giulio Riga, che è stato invitato appunto dalla Città delle Idee per raccontarci appunto del suo algoritmo relativo appunto alla previsione dei terremoti, ma soprattutto alla situazione della Calabria e del Sud, che versa, a dir la verità, in condizioni abbastanza critiche. Io chiedo proprio al professor Giulio Riga di raccontarci di cosa si tratta e soprattutto di dirci cosa è importante fare oggi per prevenire soprattutto. Allora, il modello Previse è un modello di previsione dei terremoti di tipo deterministico, cioè un modello che stima la magnitudo del terremoto atteso, l'epicentro, la profondità ipocentrale e quando può accadere. A differenza dei modelli probabilistici e statistici, ha queste opzioni in più di calcolo che consentono di fare le previsioni più dettagliate. Professore, io volevo chiedere, nel luogo dove ci troviamo, noi ci troviamo alla Mezzia Terme, che livello di pericolosità c'è a livello appunto di terremoti e di sismicità? Allora, l'area di La Mezzia Terme è classificata in prima categoria come area sismica, precedentemente, prima del 2003, era classificata in seconda. Attualmente, cioè qua sulla piana, abbiamo due fagli importanti, uno è la Lamezia Catanzaro e l'altro è la Lamezia Soverato, che sono già stati interessati da sismi forti, in particolare quella. La faglia Lamezia Catanzaro è stata interessata nel 1638 da un sisma di magnitudo circa 7. L'aria è abbastanza pericolosa proprio per queste faglie e quindi bisogna un pochettino prepararsi a un eventuale evento forte che può interessare anche quest'area. Attualmente stiamo monitorando tre aree, a dire la verità, l'area della Sila, l'area della stretta di Catanzaro e l'area dello stretto di Messina. Quali accortezze dovrebbe avere anche l'edilizia pubblica, se non addirittura l'edilizia privata, nel costruire appunto per evitare o comunque ridurre il danno? No, per quanto riguarda l'edilizia privata, attualmente noi abbiamo delle normative abbastanza buone che consentono di fare delle costruzioni antisismiche. Quello che è importante è che tutta la filiera costruttiva sia controllata, dalla relazione geologica, allo studio geologico, alla progettazione, alla costruzione da parte dell'impresa, ai collaudi e così via. Per quanto riguarda le case non antisismiche già esistenti, il problema un po' si complica, non perché non è possibile andare a consolidare le case, ma perché ci sono dei problemi a livello di disposizione delle strutture. Molte sono molto ravvicinate e quindi è difficile fare degli interventi più estesi, globali. Si può fare un intervento singolo, però poi non risolve il problema. Addirittura c'era qualche persona che qualche anno fa, ricordo, parlava di rottamazione edilizia, perché comunque ci sono strutture, soprattutto strutture pubbliche, che sono del dopoguerra o comunque sono antecedenti. Per quanto riguarda le strutture pubbliche vanno tutte verificate per vedere se riescono a resistere a questo sisma che stiamo attendendo, e caso contrario va fatta subito un'opera di consolidamento, di adeguamento sismico, ma in particolare cominciando dalle scuole, la prima cosa, e dai centri più affollati, centri anziani, quindi scuole e così via, dove durante un sisma ci possono essere tantissime persone. Quindi partire da queste strutture, e poi bisogna fare tutta la prevenzione nei riguardi della popolazione, cioè prepararli come nei comportamenti da seguire prima di un terremoto, durante la fase sismica e anche nella fase post-sismica. Professore, un'altra domanda, visto che comunque lei parlava appunto di montagne e quindi di Pollino, della Sila, la deforestazione, in questo caso comunque lo sradicamento selvaggio di alberi, ma anche parliamo di trivellazione selvaggia, quindi la deturpazione del territorio, possono provocare i terremoti o comunque influire negativamente? Per quanto riguarda la forestazione no, però per quanto riguarda invece le trivellazioni o altre attività antropiche, parlo del geotermale, parlo dell'infiltrazione,
immissione di fluidi in sottosuolo e altro, questi possono produrre dei terremoti indotti o possono innescare anche dei terremoti forti in alcune zone che sono già predisposte a un evento forte. Perfetto, io le volevo chiedere un'altra cosa abbastanza importante. I territori, quindi diciamo le strutture comunali, anche regionali in questo caso, cosa possono fare per sollecitare diciamo il cittadino o soprattutto diciamo quelle istituzioni locali per ridurre il danno? A livello politico cosa si può fare? La cosa adesso in questo momento, tenuto conto dei tempi che abbiamo sotto il profilo sismico d'attesa, la cosa da fare è l'informazione alla popolazione. C'è un piano di protezione civile che va rivisto probabilmente su alcuni punti e bisogna cominciare a informare la popolazione sui comportamenti, su come comportarsi dopo il sisma. Parlo delle zone di accoglienza, eventualmente le zone di attesa, le zone di accoglienza, indicare alle persone i percorsi da fare per raggiungere queste aree. E anche cosa fare nelle aree d'attesa, perché la gente può anche portarsi sull'area d'attesa, però poi quando deve spostarsela, in quale momento andare poi in un'altra area d'accoglienza, perché un sisma può durare qualche minuto, può durare anche ore. Allora tutte queste cose vanno tutte valutate nel piano di protezione civile, però bisogna partire da là in questo momento e lavorare con le persone, far capire cos'è il terremoto e i comportamenti da tenere. Perfetto, io ringrazio il professor Giulio Riga per il tempo che ci ha dedicato, invito tutti i nostri amici web ascoltatori a visitare appunto la pagina Facebook della Città delle Idee, anche perché comunque credo che ci saranno molti altri interventi in seguito, e soprattutto a visionare il lavoro del professor Giulio Riga, che possiamo dire anche che ha pubblicato vari testi per Dario Flaccovio Editore, ce ne sono vari che riguardano proprio la geologia applicata al territorio e all'ingegneria. Quindi io ringrazio nuovamente il professor Giulio Riga per quello che fa per il territorio, ma soprattutto per il territorio lametino, visto che molto spesso siamo ignoranti diciamo della materia e viviamo in un territorio abbastanza critico. Grazie ancora professore. Grazie a lei.